cereali sono veramente il cibo dell'uomo. Negli ultimi 10-15 mila anni tutti i popoli del mondo hanno mangiato cereali. I cereali raffinati, le farine 0-0-0, sono un'invenzione relativamente recente. Quando si macinava il grano a pietra non si potevano fare queste farine così raffinate. Si faceva una farina bianca, anche se si setacciava la farina e si separava la crusca, veniva fuori una farina bianca che può essere un po' assimilata alla farina di tipo 2 di oggi, la farina integrale setacciata. Ma tutti i cereali fanno bene. E una delle principali ragioni per cui fanno bene è perché sono ricche di fibre. Noi mediamente mangiamo 15 grammi di fibre al giorno, ma è molto poco. Se noi raddoppiamo questa quantità, arriviamo a 30 grammi al giorno, noi riduciamo del 20% la mortalità. La mortalità per tutte le cause. E come si fa ad aumentare le fibre? Beh, basta mangiare il pane integrale invece che il pane bianco, il riso integrale invece che il riso bianco, l'orzo decorticato piuttosto che l'orzo perlato, il farro, il miglio, il grano saraceno. È facile. Nello studio EPIC, il nostro grande studio EPIC, in cui seguiamo 500.000 persone in Europa, abbiamo calcolato come si riduce la mortalità all'aumentare di 5 grammi di fibre di cereali ogni giorno. Ebbene, per ogni 5 grammi si riduce la mortalità dell'8%. 5 grammi sono una fetta di 50 grammi di pane integrale, sono 100 grammi di riso integrale, sono 50 grammi di orzo. È molto facile, ma non è solo per le fibre che i cereali integrali, ma solo quelli integrali o semi integrali fanno bene, ma perché fanno alzare meno la glicemia e perché riducono l'infiammazione. È fantastico, soprattutto il riso integrale, l'orzo, riducono lo stato infiammatorio. Lo stato infiammatorio sta alla base di tutte le malattie croniche di oggi. Poi queste fibre nell'intestino trattengono il colesterolo. Sapete, il colesterolo viene eliminato con la bile, arriva nell'intestino e viene riassorbito, ma se ci sono le fibre, in particolare le fibre dell'avena sono importanti, trattengono il colesterolo. Stiamo lontano dai cereali raffinati, stiamo lontano dalla farina 00. Si fanno degli ottimi dolci anche con la farina 2. E mangiamo il cibo dell'uomo, i cereali integrali.